Ciao a tutte e a tutti. Oggi faremo insieme questo portateglia, trasportatore di teglia, non lo so. Insomma, è fatto così. Hai due manici che sono praticamente dei mestolini di legno. Ecco qua, sono due, vedete, uno da una parte e uno dall'altra. Questo tessuto lo potete trovare da Radici Fabbrica, sia questo che quello dell'interno. Quindi vi lascerò il link qui nel box informazioni e se volete riprodurlo con questi tessuti vi lascio il link direttamente al loro shop. Si apre così. Vedete, la teglia sta qua. Ho chiuso con un nastrino, infatti avrei potuto mettere dei bottoncini a pressione, però così anche chi non ha magari l'attrezzo per metterli non deve stare lì magari a pensare come chiuderlo, e quindi ho messo il nastrino. Così lo possiamo fare tutti, diciamo, anche chi non ha particolari attrezzature. Vedete, qua ci sta una teglia, qui è rinforzato con del cartoncino. Che non è cartoncino, è praticamente, come vi ho spiegato già più avanti nel video, faceva parte di un quadretto di quelli che hanno solo il vetro e dei gancini di metallo. È praticamente la parte retrostante, è un cartoncino pressato. Io non lo usavo più e quindi era nuovo, l'ho riciclato così. Niente, il progetto mi piace tantissimo. Non è una mia idea, ma è un progetto che avevo salvato su Pinterest tempo fa. Mi riproponevo sempre di farlo. Poi l'altro giorno sono andata al mercato e ho visto i mestolini a 1 euro e ho detto: ma adesso ne prendo due. Ecco, così lo faccio. Quindi mi sono un po' studiata il modello con le misure, perché insomma bisogna essere un po' precisi con le misure, perché poi va inserito questo. E quindi niente, sono contenta del risultato. Se vi piace l'idea, come sempre, pollicina lì su, seguite il tutorial. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao! Purtroppo mi ha cancellato proprio il pezzo dove vi davo le misure, quindi ora lo registro di nuovo e vi spiego un po'. Io ho utilizzato questi tessuti di Radici Fabbrica e vi metterò il link al loro shop qua sotto. Per la parte esterna ho utilizzato questa con tutti i cupcake, molto colorata, carinissima. E questo è il riferimento dove potete cercare tessuto cool, altezza, vedete tanto al metro, di che cosa è composto, eccetera. E per l'interno ho utilizzato questo a strisce. E questo è il riferimento. Ne manca un pezzo, quindi tessuto crystal, altezza 1,80 x 100% cotone, 9 euro al metro per l'interno. Poi più avanti vi dirò quello che vi serve, quindi due mestolini e il pezzo del compensato del cartoncino pressato, ma quel pezzo non è andato cancellato, quindi ora vi spiego. Dovete ritagliare due rettangoli, quindi il primo rettangolo, che sarà quello dove poi dobbiamo tagliare l'incavo per i manici, di 95 cm per 34, e taglieremo un pezzo in tessuto in fantasia per l'esterno e un pezzo in tessuto per l'interno. Nulla vi vieta di usare lo stesso tessuto per l'interno e l'esterno, io ne ho usato due differenti. Quindi un rettangolo di 95 x 34 cm, dove poi faremo da una parte e dall'altra dei semicerchi, ritagliandolo, ma questo si vedrà più avanti. E poi un altro rettangolo di 94 cm per 25, questo proprio dritto. Questa sarà la parte che ricoprirà la teglia, una da una parte e dall'altra, dove poi metteremo il nastrino. Poi ci servirà, vedete, un mestolino lungo 40 cm in totale e solo il manico 32 cm.
è il pezzo di cartoncino pressato compensato di 30 cm per 21. Ora, spero che manchi solo questo pezzo e possiamo cominciare col tutorial. Oltre al tessuto, vi servirà anche dell'ovatta, questa è a metraggio, quindi dovete tagliare due rettangoli di ovatta, uno 95 x 34 e uno 94 x 25, e dovete mettere i due rettangoli, quindi il primo rettangolo, quello da 95 x 34, il tessuto diritto, e le due facce del diritto che combaciano, quindi diritto contro diritto, e sopra è sopra o sotto l'ovatta. Quindi dovete avere tre strati, poi lo vedete mentre cucio. Quindi tre strati. Dovete fare tre strati di un rettangolo e tre strati di un altro rettangolo. Il tessuto esterno, il tessuto interno con i due diritti che combacino, e poi sopra o sotto, non in mezzo, o sopra o sotto, l'ovatta. Ok? Se poi non sono stata chiara in qualche cosa, me lo dite, ve lo spiego meglio. Si è spenta. Quindi dopo vi dirò quanto sono lunghi i manici di questi mestolini. In sardo, se volete sapere come li chiamiamo noi, li chiamiamo turrigerdasa. Ecco, così vi faccio ridere anche oggi. Quindi due mestolini di legno in sardo chiamati turrigerdasa. Un pezzo di compensato, questo è di un quadretto di quelli che hanno i ganci, il vetro. A poco prezzo, io ho tolto il vetro che non mi serviva più, era un quadretto dove c'era un attestato, e sto usando, vedete, il pezzo di compensato che misura 30 cm per 20. Potete usare anche un cartoncino spesso, insomma, vedete voi, un qualcosa di recupero. Questo è di recupero, vedete, è abbastanza spesso e duro. E nient'altro, va bene, le solite cose, le forbici, gli spilli, la macchina da cucire, e cominciamo. Non so perché si spegne. Dopo aver messo gli spilli, vedete, diritto contro diritto e poi ovatta, adesso devo passare una cucitura lungo tutto il bordo, devo fare tutto il perimetro. Quando arrivo qui, faccio questo. Mi tengo sempre a 1 cm di margine, nemmeno, forse anche meno di 1 cm, ma non devo cucire tutto, tutto. Tutto tranne un piccolo pezzo da un lato, perché poi mi servirà per risvoltarlo. Quindi un pezzettino lo lasciamo aperto, un pezzetto, diciamo un 15 cm. Dopo aver cucito tutto, lasciamo 15 cm aperto perché ci servirà per risvoltarlo. Facciamo così nella prima striscia e nella seconda. Dopo aver cucito tutto, vedete qui, ritaglio tutto il tessuto in eccesso. Quindi parto da qui, pareggio, qui è già, sono andata, vedete, giusta qua. Taglio così l'angolino e pareggio. Ricordiamoci di togliere tutti gli spilli. Volevo farvi vedere il pezzo che ho lasciato aperto, eccolo qui. Vedete qua. Quello è il pezzo aperto, quindi ora io qua non ritaglio dove non ho cucito, ma pareggio. Trovo gli spilli, li tolgo.
nello stesso ritaglio. Dove c'è il semicerchio, faccio dei piccoli tagli che mi agevoleranno quando dovrò girarlo, così non tira. Quindi piano piano, vedete, dei piccoli taglietti. Attenzione a non andare oltre, perché altrimenti tagliamo il filo. Opla. Qui. Qui tanti spacchetti. E sono pronta per girarlo. Cerco la parte aperta, che è questa, e comincio a girarlo così, magari mi aiuto con le forbici per gli angoli, se avete un bastoncino, come preferite. Piano piano. Infilo la mano e prendo i due lembi così, ecco qua. Qui tiriamo bene, infilo le forbici dalla parte aperta e mi aiuto in questo modo. Tanto poi devo imbastire, quindi è giusto per far uscire bene tutta la parte tondeggiante. Poi mi aiuterò con l'ago e lo schiaccio bene. Ecco, vedete? Ho spostato la fotocamera così vedete meglio quello che faccio. Quindi dobbiamo tirare fuori tutto il tessuto che sta all'interno, così. E partirò da qui e con l'ago filo doppio, oppure se avete filo da imbastire, ecco, lo tiriamo fuori così, così e così, tenendolo fermo con le due dita, cominciamo a imbastire tutto attorno. Quindi vedete che tende ad arricciare così, schiacciamo e imbastiamo. Qui lo stesso, mi aiuto con l'ago e faccio uscire gli angolini bene bene così.
usando il filo scuro così si vede quello che faccio, altrimenti se uso filo chiaro non vedete nulla. È già una posizione infelice con questa fotocamera, che dovrei comprare un treppiede di quelli alti, invece un treppiede piccolino. Non sono proprio organizzata per fare queste cose dopo tanti anni ancora. Punto di partenza, vedete qui il semicerchio. Tutto bene, perché qui poi andrà infilato il mestolino, quindi dobbiamo cercare di rifinirlo al meglio. Una volta che è tutto imbastito bene, dobbiamo stirare. Comunque continuate così, quindi imbastite tutto come sto facendo io. E poi stirate. Io ho già fatto l'altro pezzo, vedete come è schiacciato bene? L'ho anche stirato, l'ho tutto imbastito e questo è pronto. Dobbiamo fare la stessa cosa per questo. Dopo aver imbastito tutto e stirato bene col ferro, schiacciando tutto per bene, dobbiamo passare un'impuntura tutto attorno con la macchina. Quindi qui, e tutto attorno qui, dappertutto, tutto il perimetro di tutti e due le strisce. Poi, dopo aver impunturato tutto attorno, mi dispongo i due pezzi così, mi cerco la metà, quindi piego in due, così, ho sbastito. Mi metto un segno dove è la metà, quindi qui metto uno spillo e anche dall'altra parte. Quindi metto pari qui e lo spillo qua. Lo faccio anche nell'altro. Qui c'è ancora un po' di filo. Tolgo dopo, quindi piego e mi cerco la metà così, qui uno e anche dall'altra parte e due, ma questo è un ago. Ok, dunque questo lo devo mettere così, aperto. Qui vedete che c'è lo spillo qui, metà e metà. E questa è la metà e andrà messo proprio così, quindi metà al centro e aperto così. Però è sbagliato, lo devo mettere così. Quindi divido e lo dispongo al centro così, metto due spilli, vediamo se torna. Sì, quindi metto uno spillo qui, blocco qui, quattro lati. Lo spillo posso metterlo anche qui perché ora devo cucire, ma qui non dobbiamo cucire nel basso, dobbiamo passare una cucitura qui, qui e qui, lasciando una tasca. Questa tasca così ci servirà poi per inserire il pezzo di compensato, di cartoncino, quello che vogliamo, per rinforzare la base. Vediamo un po', lo prendiamo, facciamo una prova, vediamo se entra.
Ora ci sono gli spilli, ma mettiamo bene. Dobbiamo passarlo proprio a filo, la cucitura. Io adesso gli spilli vediamo un po', ci conviene fare così, quindi infilare prima il cartoncino, così vediamo, c'era uno spillone dove dobbiamo cucire, poi lo togliamo, così. Ok, quindi qua. Qua e lo tolgo quando devo cucire qui. Ok, qui e qui dobbiamo cucire con la macchina. Questo è lo sfilo, vedete? Così andiamo a cucire. Ecco qui, io ho imbastito per comodità perché essendo un lavoro abbastanza grande tende a spostarsi solo con gli spilli, quindi vedete che ho imbastito punti lunghi e ora tolgo gli spilli e tolgo anche l'imbastitura. Quindi è preferibile fermarla anche col filo perché altrimenti tende a spostarsi. Dobbiamo essere molto molto precise passando alla cucitura perché va proprio a incastro. Adesso vi faccio vedere. Ecco, questa, vedete, questa è l'impuntura, quella che va più in dentro. Io sono passata proprio nel bordo, quasi all'esterno, quindi da questa parte per essere sicura poi che infilasse il supporto. Ora lo giro, tolgo gli spilli. Dovrebbe esserci un altro. Prendo il compensato e vedete, entra tranquillamente ed è bello cicciotto, imbottito. Qua potete anche mettere due punti per bloccarlo, a mano così, ma altrimenti, perché se poi si deve lavare è sempre meglio che questo si sfili, però potete mettere due punti in modo tale da sbastirlo poi, e ricucirlo una volta che è lavato. Ora dobbiamo fare questo. Qui dobbiamo prendere, diciamo dove c'è il semicerchio, insomma, che qua andranno i manici, vedete, girato così. Dobbiamo girarlo all'interno. Io ho messo uno spillo e ho fatto la prova per vedere se entravano i manici. Adesso devo ancora staccarlo, lo toglierò dopo, però se io passo la cucitura qui, vedete, entra tranquillamente. Questo serve per farlo entrare. Ora dobbiamo farlo in tutti e quattro, qui e qui, e qua lo vediamo dopo. Dobbiamo cercare di fermarlo, però ci andrà la teglia così, quindi io pensavo di mettere due nastrini in modo tale che tutti, un nastrino si reperisce e quindi possano metterlo tutti, perché se metto due bottoncini automatici, ho pensato anche due bottoncini, però rimane troppo giusto. Se poi dobbiamo cambiare teglia, metterne una più alta, eccetera, è meglio mettere due nastrini che possiamo giostrarceli un po' come vogliamo. Quindi adesso passiamo una cucitura qui, qui e anche negli altri due. Dopo aver cucito tutti i passanti, mi riprendo come vogliamo chiamarlo, il portateglia. Allora, metto il cartoncino, quello che è, così. Ok, ora devo prendermi le misure. Supponiamo che io debba trasportare questa teglia, quindi devo fare in modo che questo chiuda. Ah, mi sono procurata questo. Possiamo metterlo
lascio un pezzo e l'altro qui. Certo, sarebbe più veleno quei bottoncini, però vediamo un po'. Se io lo chiudo con un fiocco rimane carino ugualmente, poi infilo qua così. E l'altra al contrario, e pensavo che magari questo potrebbe anche servire se noi andiamo fuori a fare un picnic, per esempio. Abbiamo già anche i cucchiai, certo, poi li dobbiamo lavare bene. Ecco qui, io direi che no, ma è troppo carino. Poi ve lo faccio vedere. Oh, bello bello! E io mi entusiasmo con poco. Ok, allora metterò il fiocchetto. Metterò il fiocchetto. Il tutorial allora è terminato, chiaramente. Io spero di essere stata chiara. Il progetto mi piace tantissimo, come vi ho detto già nell'introduzione, e non è una mia idea, era un'immagine che avevo salvato su Pinterest e mi riproponevo sempre di farlo. Poi, cioè, mi serviva tempo per elaborare un po' le misure, per vedere un po'. E quindi sono contentissima di essere riuscita a farlo. E infatti la settimana scorsa, quando ho trovato questi mestolini al mercato a 1 euro, mi è venuto subito in mente. E niente, quindi adesso con una cucitura fermerò i nastrini e poi metterò la mia etichetta. In genere metto queste handmade in una base per far vedere che è fatta a mano. E nulla, fatemi sapere se voi lo fate, se io penso che sia un progettino alla portata un po' di tutti, basta un po' di manualità, di accorgimenti e si riesce con calma. È un bellissimo regalo per Natale, ad esempio, se volete farlo voi o volete acquistarlo, lo sapete che io li preparo anche, li metterò nel negozio Etsy. Vi lascio sempre il link qua sotto di tutti i riferimenti. Quindi se lo fate, mettete la foto nella mia pagina del il paiolo magico. Scusate, adesso la tosse mi è passata. Dicevo, se decidete di farla e la realizzate, mettete la foto nella mia pagina il paiolo magico. Anche di quello vi metterò il link qua sotto, perché mi fa molto molto piacere vedere i lavori realizzati seguendo i miei tutorial. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Come sempre, se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, il pollicino in su è gradito. Ciao.